incidente stradale. C'è stato un rumore, raga. Silenzio. Porca miseria. Porca oddio, raga. Potresti fare qualunque rumore o passare in una delle due videocamere che abbiamo posizionato, per favore. Porca ha ringhiato. Porca Madonna. Esatto. Senti il macello. Lo senti, vero? Porca puttana. Dobbiamo andare. Chiudi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Xvacard, sono ragazzi, qui con Die. A tutti. E oggi siamo qui in mezzo a un bosco, perché qua dietro alle nostre spalle c'è l'ex sanatorio Banti. E praticamente siamo venuti qua, ce la stiamo prendendo un attimo con calma. Registriamo adesso un attimo la intro, torniamo in macchina, pensiamo alla cazzata che staremo per fare. Che cazzata? Perché staremo per entrare, almeno se tutto va bene, e vorremmo fare il rituale del libro rosso sotto in qualche corridoio del Banti. E praticamente qui i corridoi sono come i veri manicomi, nel senso tutto corridoio, poi con le varie porte, stanza. Esatto, stanza. E noi la faremo proprio sotto, dove c'è anche la sedia a rotelle, in teoria. Ora è da parecchio che non vediamo questa stanza, esatto. Quindi vediamo, raga, una pazzia, cioè il rituale. Praticamente è il primo rituale che facciamo in un manicomio. E quindi forse anche l'ultimo, l'ultimo. Esatto, speriamo di no. Di no. Anche perché se starete vedendo il video, in teoria andrà tutto bene. Speriamo, esatto. Speriamo. Quindi niente, ora cerchiamo intanto cagarella di... è tanta. Esatto, però dobbiamo parlare piano perché comunque stiamo rischiando molto, perché c'è anche è molto sorvegliato ormai questo posto. Quindi nulla, ora cercheremo di entrare sperando comunque di che vada tutto bene. E una volta che saremo dentro riprenderemo con la registrazione. Niente, c'ho l'ansia. Ci vediamo dopo se tutto va bene. Raga, qui è il corridoio dove dovremmo fare il rituale. Rende così. Non rende. Cioè, ragazzi, sembra Outlast, tipo. Senza night, è così. Cioè, guarda, laggiù in fondo di... Ragazzi, anche per l'occasione, poi voi dite che si fa un video ogni tanto, ma vi pensiamo anche, abbiamo comprato anche il faretto per vedere meglio con night shot. Questo qui. Poi dopo ci posizioniamo col treppiede qui, rivolto verso di qua, e noi faremo il libro rosso qui in mezzo. È vero, non c'è più la sedia. Ah no, è laggiù la sedia, è il lettino di... Dove? Cioè... Sì, però non c'è la sedia a rotelle. Raga, laggiù c'è il lettino, guardate. Aspetta, fermo un attimo. Laggiù la sedia c'è il lettino. No, leva la torcia. Vediamo che cazzo di figata. Sì, sta su. Cioè, raga, oddio, die. Guarda lì.
Perché c'è stata la cazzo voce di una bambina? Non hai sentito la voce di bambina? Oh Cristo Dio. Dio, vieni. Te lo sto giurando su mia mamma. C'è sta una voce proprio umana. Ha fatto tipo ai. Ma da lì! No, vieni via da qui. C'è la porta, tipo, spessissima, voglio vedere cos'è. Dammi la videocamera. Ah, ho capito questo. Qui, mi sa che c'è l'obitorio, come si chiama? C'era stato tipo Fabio dentro. Se non ricordo male c'è troppo Fabio dentro. Oddio raga, guardate qui. C'è una di quelle porte spessissime, tipo. Se sei seduto, guarda, ma la sedia tipo bancale. Io sto qui alla porta, no? Hai visto? Un ghiaccio qua dentro. Raga, questo posto mette sempre i brividi. Quando a suo facciamo sto rituale. Adesso posizioneremo la videocamera qui ferma e immobile e noi ci metteremo qui in mezzo a registrare, quindi preparatevi raga. Secondo me conviene andare a vedere se c'è qualcuno che sta arrivando. Infatti ma volevo andare solo a vedere io. Aspetta, o dal bagno. Raga, adesso Diego è andato a vedere. Sta andando a controllare se sta arrivando qualcuno. Proprio perché
passi, raga, passi di là. Di è quello su. Diego è andato lassù a vedere se sta arrivando qualcuno, perché da un bel po' che stiamo sentendo tipo rumori strani. Voci. Ciao. Chi è? Questo qui è un piccione, però mi sa, sì. Dire delle frasi, determinate frasi, e noi, occhi chiusi, insomma, non guardando il libro, lo sfoglieremo. Esatto. E col dito andremo. La carta bianca, la grande. Sì, 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 sì. Il libro è tipo. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco, esatto. Apri il libro con gli occhi chiusi. Lo faccio. Esatto. Insomma, scorreremo una pagina. Con il dito. Ma comunque, raga, si conosce per bene ormai il rituale del libro rosso, quindi. Proviamo. Dai, cominciamo. Vai. Il libro rosso. Aspetta, anzi, però di così. Se c'è qualche entità dentro questa struttura, può venire a giocare con questo libro, a comunicare. Se c'è qualche entità in questa struttura, potrebbe venire a comunicare con noi tramite questo libro. Così potrà vederla subito. Così potrà vederla subito, sembra molto sensato. È come se... Quindi... Non vuoi comunicare con noi? Cioè, vuoi farti vedere? Bianco. Vabbè, proviamo, riproviamo. Quindi vuoi farti vedere da noi tramite questo libro? Che c'è scritto? Che macchina? Correva troppo in macchina e ha avuto un incidente. Oddio, raga. È come se ci avesse detto come è morto, praticamente. Ti ricordi l'altra volta cosa è successo quando siamo venuti qua? No, è vero. Cosa è successo? Raga, l'ultima volta che siamo entrati qua c'è stato un incidente in macchina. Bella strada. Pochi metri dopo il Panti. Oddio. Che puttana. Che cazzo gli chiedo? Dilli, quindi sei morto così? Ci hai appena detto come sei morto? Cioè, quindi mi hai appena descritto come saresti morto? Non ha mai sentito. Prima anche se gli ricorda. Forse. Anche se gli ricorda. Cioè, quindi sei morto in una maniera simile a un incidente stradale. C'è stato un rumore, raga. Silenzio. C'è stato un rumore laggiù, a te gli ho detto, hai sentito? Sì, sì, ha detto sì. Facciamo silenzio. Vuoi farti sentire? Fermo te lo piedi, eh? Sono in muro. Vuoi fare qualche rumore? 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 Quindi tu in questo momento sei rinchiuso in una gabbia vicino a noi. Cioè sei vicino a noi. Hai visto che cosa ho comprato per lei? Hai visto che cosa? Perché ho guardato in là, avevo paura che ci fosse. Cioè, perché ho sentito.
Oddio, raga, sono tutte risposte sensate al primo colpo. Hai visto che cosa? Puoi passare in quel corridoio laggiù, oppure anche nel corridoio lì davanti, dove c'è la videocamera. Sei un bambino? Ma? No, tio. Mi dice che ha bisogno di raffreddarsi prima di usare il flash. E c'è scritto... Le gambe che gli fanno male e riposano a camminare. Raga, mi si è scaricato anche il telefono. Cioè, è caldissimo. Sì. Mm-mm. Siete più di uno qua dentro. Come faccio a riprendere, però? Sei da solo? Aspetta, aspetta, aspetta. Non hanno paura, ma sono triste, Dio. Ora devo andare all'ospedale. All'ospedale? Porca. All'ospedale. Cioè, qui dentro dove siamo? All'ospedale. Se c'è qualcuno, può fare qualche rumore? Potresti fare qualunque rumore o passare in una delle due videocamere che abbiamo posizionato, per favore. Porca. Ha ringhiato. Porca. Madonna. Siete che ci stai dando questo segno? Il papà è tornato. Il papà è tornato. Guarda capo, comunque c'è un caso, raga, assurdo. Lui dice di essere un bambino e il caso ha voluto, mi ha scritto il papà è tornato. E il papà che fa questi rumori che ci sta dando segni? Sì, proviamo. Shh. Quindi chi ci sta dando questi segni è tuo papà? Preferisco tenerla altri 15 giorni. No, forse no. Meno male che non l'hai fatto così qui, perché sì, certo, di un millimetro. Senti, davvero? Sì, da lì. La videocamera mi sarà ripreso. Pensate a venire qui di notte, quindi lasciate tantissimi like, davvero. Si spegne. Non vedo niente. No, niente, ti mi sei scaricato tutto. Non gli apri dallo sportellino. Ho scritto. Ancora, ragazzi. Dobbiamo andare via. Non abbiamo troppe cose per terra. Non ci mettiamo troppo tempo a spostare. No, si prende tutto in mano. No, come fai?
raga, o c'è qualcuno? Posso tornare a vedere solo? Rumori ovunque. L'unica è che hanno chiamato qualche polizia o altro, no? Andiamo. Dobbiamo andare. È anche veloce. Ragazzi, siamo di nuovo nel bosco, siamo usciti perché purtroppo mi dispiace aver chiuso i video così, ma un po' troppa adrenalina. Io spero che comunque questo video sia piaciuto, le risposte che ci ha dato il libro sono davvero molto sensate e ci vorremmo tornare, anzi ci torneremo al 100%, forse non con la tavola, di nuovo col libro, ma di sera, e per con qualche precauzione, quindi... Vediamo, spero che questo video sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo al prossimo video.